Marisa Belisario, piemontese, 45 anni, non dichiarati ma presunti, amministratrice delegato dell'Italtella, società di telematica numero 1 d'Italia, donna e top manager, come dice il titolo della sua recente autobiografia, sposata e senza figli, lavora a Milano, ma ha marito, casa, 3 cani e 4 gatti a Torino. A 19 anni entra l'Olivetti come analista programmatrice, ma non è una che si siede e mette radici, passa alla General Electric e poi alla Honeywell. Poi di nuovo all'Olivetti dal 72 per dirigere la pianificazione operativa, risana e rilancia facendosi la fama di manager più duro d'Italia. Va in America per sistemare la Olivetti Corporation, ma quando torna non lega con Carlo De Benedetti, il nuovo padrone, se ne va all'Italtel. È il novembre dell'80, l'Italtel è un gigante ammalato con 30.000 dipendenti e un deficit da capogiro. Inizia la cura Belisario e funziona, dallo sfascio alla società modello. Dicono che il merito è suo e dei sacrifici che ha imposto, 11.000 dipendenti in meno, revisione delle tecnologie, dei criteri di programmazione, nuovi rapporti sindacali. Dicono che oggi è la donna manager numero 1 d'Italia. 12 ore di lavoro al giorno, senza intervallo, se non per un panino e una minerale. Niente sport, niente figlio. Casco biondo finché non ha scelto una mise quasi punk, quella di oggi, grandi occhi marroni, aria disinvolta e decisa insieme. Signora Belisario, ma un'autobiografia a 45 anni, più o meno, non le sembra un po' presto? Dipende, se c'è abbastanza da dire. È un po' presuntuoso, non le sembra? Forse sì. D'altra parte non ho mai nascosto di essere un po' presuntuosa e un po' vanitosa, sono i miei difetti. Senta, ma e come hanno reagito nel suo mondo? Non lo so ancora. Tanti mi hanno scritto, tanti non hanno detto nulla o non mi hanno scritto. Forse farò un altro libro, Le risposte e i silenzi. Senta, e chi è che le ha scritto? Il primo è stato Cossiga, che viene richiamato nel mio libro e che mi ha scritto un simpaticissimo biglietto firmato il suo collaudatore e amico. Senta, e chi è che non le ha scritto e che le ha fatto male? E forse mi scriverà ancora, quindi non voglio dirlo. Qualche speranza? Sì. Ma qualcuno che non le scriverà non pensa che ci sia? Ah, sicuramente ci sarà, però i conti li farò alla fine. Senta, parliamo di lei. Lei è molto attenta, si vede, l'abbiamo detto anche nella presentazione, al suo look, cioè al suo modo di presentarsi, ne parla anche molto. Ecco, quanto è importante per una top manager come lei il look? Io credo che l'immagine sia importante per tutti, anche per gli uomini. Per le donne forse un po' di più, perché noi siamo in questo mestiere un po' più diverse. Ma lei si fa consigliare? No, assolutamente. Fa tutto da sola? Sì. Cioè, per esempio, il passaggio dal casco biondo a questo quasi punk di oggi l'ha deciso da sola? È stato casuale, diciamo, è stato un mix del mio parrucchiere newyorkese, milanese e romano. Il taglio più deciso... Cioè, si sono messi in tre? A distanza, naturalmente. Ah, ognuno un pezzetto? Ognuno ma il taglio più deciso, ha cominciato il parrucchiere romano, ma devo dire il taglio più deciso me l'ha dato Vernon a New York, perché forse ero lontana dal lavoro e quindi ero un po' più coraggiosa. Perché difatti poi quando me l'ha tagliato mi ha detto, ma è sicura di voler tornare in Italia così? Senta, ma ha avuto successo? Questo suo nuovo taglio? Se tanto parlare vuole dire successo, la risposta è sì. Senta, però suo marito ha detto che pettinata così non le piace, non importa, pazienza. Pazienza, cambierò pettinatura. Eh? Cambierò pettinatura. Beh, non mi pare che l'ha cambiata però. Non ancora. Cioè, voglio dire, quello che pensa suo marito è importante o no? Certo, è molto importante per me, ma non necessariamente per la pettinatura, su altre cose è molto più importante. E nelle sue scelte in generale conta suo marito? Sì, certo. Per esempio il libro, se non, avevo scelto un altro titolo, è lui che me l'ha fatto cambiare. Ah, beh. Senta, lei nel suo libro appunto dice spesso che per una donna avere successo è più difficile ma molto più divertente. Ecco perché? Perché è diverso, perché ci sono tante situazioni strane rispetto, è inusuale. Ma come fa a dire più divertente? Chi gliel'ha detto? Forse l'ho detto da sola. Eh no, rispetto a cosa più divertente? Beh, lei dice che non è possibile fare il confronto con un uomo, visto che io un uomo non sono. Però alcune situazioni sono comunque uniche. Non so, per esempio, quando ero in America mi capitava più di frequente che qui il fatto di essere chiamata per telefono e di un signore che a tutti i costi voleva il presidente, senza farsi convincere anche per colpa del mio accento che il presidente ero io. Non lo accettava. Oppure il telefonista dell'Italtel che un giorno mi ha risposto, ciao bella, cosa vuoi? Senta, ma la ricetta del suo successo con 3 aggettivi, qual è? 3, 2, insomma...
testardaggine, professionalità e ottimismo. Senta, lei dice di sé, sono vanitosa, l'ha detto anche prima, e tante cose che mi sono capitate lusingano la mia vanità. Ecco, qual è la cosa che ha lusingato di più la sua vanità, di cui è più soddisfatta? È difficile dirlo perché in tempi diversi ce ne sono state tante. Certamente, me ne dica qualcuna. Certamente diventare il capo di una grandissima azienda è una cosa che ha lusingato molto la mia vanità. Certo, la mia vanità. Quando ero a New York, presidente dell'Olivetti, ero nello stesso palazzo che una volta era stato della Pepsi Cola e nello stesso ufficio che era stato di John Crawford. Non l'avrei mai pensato e sognato nella mia infanzia. Sì, quindi tutte legate al lavoro queste vanità? Sì, al lavoro, poi qualche volta anche non al lavoro, il fatto di potersi comprare dei bei vestiti, il fatto di aver visto tutto il mondo, a me interessa moltissimo viaggiare. Ma è molto corteggiata dai suoi partner nazionali e internazionali? Ma direi proprio mai. No, voglio dire, trovare una donna in questa posizione fa un effetto diverso o no? Sì, fa un effetto diverso. Di solito sono molto gentili con me. Qualche volta sono molto competitivi e magari pensano che io giochi a darmi non completamente pari perché ho qualche vantaggio. Però è vero, qualche volta ho dei vantaggi e molto spesso anche degli svantaggi. Senta, torniamo un po' al suo essere donna e top manager. Ecco, lei è famosa per essersi presentata nel tempo, nella sua carriera, nel corso della sua carriera, al lavoro prima in pantaloni quando non si usava, poi con le minigonne. Insomma, è stata una provocazione voluta per vivere il suo ruolo, far sentire il suo ruolo di donna manager oppure che cosa? È stato soprattutto non accettare gli slogan, cioè quelli che mi dicevano, se vuoi fare questo lavoro, se vuoi fare carriera, non devi darti troppo rossetto, non devi metterti le minigonne o non devi metterti i pantaloni. Io dicevo perché no, In realtà questo modo di essere se stessi le ha giovato di più oppure le ha creato più problemi? Nei momenti di ottimismo dico che alla fine mi ha giovato. Nei momenti di pessimismo dico che mi ha creato tanti problemi. E in questo momento è ottimista o pessimista? La settimana scorsa ero pessimista, oggi sono più ottimista. Perché la settimana scorsa era pessimista? Così, capita. Ah, in generale. E allora perché è ottimista adesso? Capita. L'ottimismo e il pessimismo sono come ci si alza la mattina. Per fortuna io sono... stati d'animo generici, non legati a cose. Naturalmente legati anche a delle cose. Che non si dicono. Ah, va bene. Senta, i suoi nemici dicono che lei è riuscita a fare del suo essere donna manager la sua più grande qualità. Cioè, insomma... Non è poco. Come? Non è poco. No, non so, messa come la mettono loro non è neanche molto. Perché dicono, insomma, una donna serve, ce l'ha Belisario, teniamocela, è così, serve a tutti. Ecco, è una cattiveria grossa. Questa è una cattiveria perché tutti sanno che nella mia vita io ho sempre lavorato duro. Tutti sanno che i più di 200 miliardi che l'Italtel perdeva quando io sono arrivata erano miliardi veri, come sono miliardi veri i più di 70 che ha guadagnato nel 1986. E quindi quelle sono le cose, il fatto di essere una donna è un'aggiunta a questo. Senta, comunque appunto questo passo avanti in qualche modo c'è stato. Ecco, il merito di questo passo avanti, secondo lei, è più delle donne come lei, cioè le donne manager che hanno fatto carriera, oppure... E di più di quello che ha fatto il femminismo? Secondo me è di più di quello che ha fatto il femminismo, perché è stato un movimento d'opinione di massa. Le persone come me servono a far cambiare nelle cose, quindi il cambiamento delle cose e dall'altra parte un movimento politico si integrano a vicenda. Senta, ecco, lei ha scritto, parlando del femminismo, di avere il rimpianto di essere mancata con quell'appuntamento storico. Ecco, che cosa rimpiange di più di questo mancato appuntamento? E di averlo vissuto da lontano. Io in quegli anni lavoravo fondamentalmente tra Ivrea e qualche viaggio all'estero ed ero così immersa nel mio lavoro di non... Non se ne accorta? Di non accorgermi, è stato terribile. Mi ricordo sempre quanto mi ha colpito una volta, lo scrivo anche nel mio libro, un 8 marzo, sentire delle ragazze che cantavano fuori di Palazzo Ufficio e veramente di accorgermi che era il giorno della donna, non me ne ero accorto. E di non saperlo. Sì, esatto. Ecco, lei ha avuto però anche parole molto dure contro le associazioni, per esempio, delle donne dirigenti, eccetera, di queste donne in carriera. Perché?
sono state forse interpretate più dure di quelle che erano. Io non amo le associazioni in generale, di uomini o di donne, e una volta ho detto che non mi sarei mai iscritta a una di queste associazioni, anche perché così le considero in qualche maniera un po' delle associazioni di elite, allora è meglio un partito politico, un'associazione politica. Però indubbiamente anche le donne imprenditrici che fanno la scelta di lavorare nell'azienda familiare invece che fare le signore, credo che hanno una scelta positiva. Ma lei ne ha trovate positiva. Di donne manager più brave di lei? Vanitosa come sono, non potrei mai dirle di sì. Ma preferisce trattare con gli uomini o con le donne? A me piace trattare sia con gli uomini sia con le donne. Non c'è differenza? Non c'è differenza. Indistintamente? Quello mi piace trattare con le persone che sono oneste. All'altezza? Ma direi all'altezza, è difficile definire chi è all'altezza e chi no. A me piace trattare con le persone che hanno un approccio diretto alle cose. Quello che mi dispiace di più è quando si deve trattare con delle persone che dicono delle cose e ne pensano degli altri. Capita spesso? Gli intrighi. Capita spesso, no? Qualche volta. Lei è una donna non intrigante, lo dice, però insomma suo marito dice che non sarà intrigante, ma c'ha un brutto carattere. Ecco, brutto carattere perché? Perché sono prepotente, tra le Solo? Altre cose. Sono prepotente, che vuol dire poi voler sempre aver ragione anche quando magari non ce l'ho, però poi lo riconosco. Ma mio marito poi ammette di aver brutto carattere anche lui. Ah sì? Sì. Senta, ma una qualità che vorrebbe le fosse riconosciuta, che in genere non le è riconosciuta, qual è? Che lei invece nel suo profondo sente che è vero, ma non riesce a farselo riconoscere. Io credo di essere sicuramente molto professionale nel mio lavoro. Credo che molti me lo riconoscono, però molti no. Ecco, mi piacerebbe che lo riconoscessero tutti. Perché secondo lei non glielo riconoscono? Perché è donna o perché non è abbastanza professionale? No, probabilmente per nessuna delle due cose, probabilmente semplicemente perché la pensano diversamente da me e pensano che parte del mio successo sia solo immagine. Alcuni per alcuni anni hanno detto che... Lei sull'immagine ha puntato molto. Certo, aiuta. E che parte è del suo successo l'immagine? Dovendo andare in percentuali, secondo lei? Una parte importante ma non fondamentale, d'altra parte... Ma ci può essere... un successo di immagine senza sostanza? Ecco quello me. Che stavo per dire, secondo me no, perché per me è sempre vera una definizione che ho sentito tanti anni fa, l'immagine è uno specchio, può essere uno specchio che abbellisce, uno specchio che imbruttisce, ma sempre uno specchio è. Senta signora, parliamo della sua società Italtel, qualcuno dice a proposito appunto di immagine che fa molto fumo sul piano commerciale dell'immagine ma poco arrosto produttivo, è una cattiveria e basta, eh? Quando un'azienda produce un fatturato di 1.300 miliardi con un utile netto dopo le imposte di 70 miliardi, avendo l'anno prima avuto un utile di 40 miliardi, 42 miliardi, quindi con un incremento dell'ordine del 70%, beh, io credo che l'arrosto ci sia. E in mezzo con una riduzione del personale di quanto? Beh, nell'ultimo anno la riduzione del personale è stata solo di un migliaio di persone, dico, mi dispiace dire solo, non amo certamente ridurre, cioè la riduzione delle persone non è fatta come scopo, purtroppo è necessaria perché c'è stato un cambiamento tecnologico enorme. Si sente un po' una tagliatrice di teste? No, non mi sento una tagliatrice di teste, è proprio una però cosa lo che è non stata. Mi sento. Lo sono involontariamente stata, però preferisco pensare alle teste che ho salvato, non a quelle che ho tagliato. Senta, ma quanto di quello che vende l'Italtel è prodotto in proprio e quanto è solo commercializzazione? La grandissima maggioranza è prodotto in proprio, direi a livello del credo 90%. Molti dicono, voi anche non avete, troppo, molti dicono voi non avete un mestiere tanto difficile, in fondo vendete i telefoni della SIP, quindi è obbligatorio comprarli. Certo, però nel 1980 la situazione era esattamente la stessa, malgrado questo l'azienda perdeva 200 miliardi, quindi così facile non deve essere. Sempre quelle teste là, insomma, da tagliare. No, era un problema di efficienza, era un problema di tecnologia, l'azienda aveva quasi... Però siete abbastanza garantiti come mercato, insomma.
Siamo, abbiamo un mercato italiano, un mercato captive domestico importante, che è fondamentale, però che non è garantito, perché la Fiat non vive sul mercato italiano, la stessa Olivetti cosa farebbe senza il mercato italiano? Ogni azienda deve poter contare sul mercato domestico, quanto più forte il mercato domestico, quanto più si può puntare sull'esportazione. Senta, lei dice che l'IRI, la STET, cioè le partecipazioni statali per cui lavora, sono un po' settari lì dentro. Perché in maggioranza sono uomini, sono di formazione cattolica. Ecco, settari in che senso? Beh, è una domanda imbarazzante, perché settari si definisce un po', ho detto forse un po' settari. Sta tornando indietro? No, non sto tornando indietro, c'è scritto così, lo so perché quel forse l'ho aggiunto dopo nel libro, quindi me lo ricordo perfettamente. Sì, qualche volta mi sembra che i giudizi verso di me, verso l'Italtel, siano più severi rispetto a quelli di altre realtà, poi magari mi sbaglio, però a me sembra che aver portato un'azienda da una perdita di 200 miliardi a un profitto di 70 miliardi... Insomma, lei non se lo vede abbastanza riconosciuto da questi uomini dell'IRI, questa cosa? Me lo vedo riconosciuto certamente qualche volta, non sempre. Senta, ma è vero che nel 70 lei non andò alla Finmeccanica e neppure all'Alitalia perché era donna? Beh, non è proprio così, appunto, furono due storie diverse. Alla Finmeccanica credo che si spaventarono molto quando mi videro perché ero una donna. E poi ero andata vestita da estate, quindi questo aveva sconvolto di più gli animi. Invece all'Italia c'era Romiti a quel tempo. E secondo Romiti ero andata troppo coperta invece, perché allora usavano le midi. Ah, quindi non è stata assunta per le due ragioni opposte? No, nel caso della... Insomma, non si sa che gonne mettersi per farsi assumere. Sembrerebbe di sì, ma comunque nel caso di Romiti sembra che fossero i suoi collaboratori un po' spaventati dei miei discorsi troppo americani, troppo efficientisti, e quindi non... Perché Romiti non è efficientista, mi pare. Ma lui difatti mi ha detto che lui mi avrebbe assunto, così ha detto. Senta, e non ha mai pensato di andarsene allora da questo posto così comunque complicato... Di un po' settari, un po' troppo cattolici, un po' troppo uomini, che l'IRI? Ma, prima di tutto un po' troppo uomini dappertutto. E poi io, in un altro pezzo del libro, riconosco anche alle partecipazioni statali di avermi dato uno spazio e una libertà di movimento comunque molto ampio. Ma secondo lei è meglio lavorare con le partecipazioni statali o con i privati? È difficile dirlo. Io ho avuto nell'ambito delle partecipazioni statali comunque la possibilità di gestire una realtà completa, molto difficile, molto grande. Forse me l'hanno data perché nessuno ci credeva che l'avrei fatta, comunque me l'hanno data. Senta, ma un privato oggi quale sceglierebbe, dovendo scegliere un privato? Uno che gli piace, che le piace? Dipenderebbe da che cosa, da che cosa mi offre. Insomma, non ho preferenze legate. Ma magari qualcuno che incarna un pochino... Il mio ideale di azienda o di uomo. Qualcosa non so. Del genere, sì. Dell'azienda, La Fiat è ovviamente il gruppo più grande d'Italia, ma non so bene cosa potrebbe offrirmi, visto e considerato che hanno Romiti, Ghidelle e tante altre persone bravissime. L'Olivetti è sempre il mio antico amore, però hanno persone bravissime. Quindi non so, non credo cioè, che ci sia. Allora, dovevo cercare all'estero, oppure all'estero, oppure qualche altro mestiere. Senta, un altro mestiere quale? Quale le piacerebbe fare? Non lo so, forse... Chissà, in un'altra vita qualche altra cosa. Ma che cosa, mi dica? Potrei fare la scrittrice, se questo libro era successo. Senta, a proposito di problemi di oggi, però, che lei ha nella sua società, c'è sul tappeto questo problema grosso che la riguarda della telitte. Può dire in due parole di che cosa si tratta? Si tratta di un accordo, di un'ipotesi di accordo, di una società mista STET-Fiat, 48% STET, 48% Fiat e un 4% in mano a una finanziaria pubblica. Questa società dovrebbe raggruppare le attività, pur mantenendole distinte, della Italtel, che è quell'azienda di cui abbiamo appena parlato, certo, che io dirigo, e della Telettra, che è la seconda azienda di telecomunicazioni italiana. Ecco, perché è così difficile questo accordo?
È complicato perché la ritaltella e la telettra anzitutto hanno delle dimensioni molto diverse. L'ritaltella è molto più grande. E quindi poi, questo 48-48 è difficile da spiegare? Beh, diciamo che non è difficile da spiegare, nel senso che naturalmente ci sarebbe una compensazione da parte della Fiat per compensare la differenza. Allora non è lì il problema? E quindi io credo che il problema non sia lì. E dov'è? Il problema credo che sia principalmente a livello politico del Perché? Controllo pubblico che si dice si deve mantenere in questo settore, che è certamente un settore strategico e che intorno al quale si discute. Lei è d'accordo? Io sono destinata comunque a dirigere un'azienda e quindi non a fare le grandi scelte politiche che spettano al governo. Però un top manager avrà un'opinione sulle strategie? Sì, sulle strategie della propria, sulla strategia delle proprie aziende, sì, sicuramente. Del settore. Sai, io credo che il problema non sia tanto se essere pubblico o essere privato. Io credo che questo settore richieda comunque una politica e una strategia di medio e lungo periodo e quindi un assetto societario che sia capace di garantire questo. Ho capito, questo. Molto diplomatica. Senta, lei però è membro anche dell'Assemblea Nazionale del Partito Socialista. Ecco, che cosa le ha dato questa esperienza? Una maggiore conoscenza del mondo politico, devo dire in se stessa non moltissimo perché l'Assemblea si è riunita pochissime volte, però così mi ha fatto sentire più parte di un mondo politico. Ecco, ma nella sua è stata carriera... una scelta precisa anche quella di decidere di accettare, evidentemente. Ecco, appunto, nella sua carriera l'ha aiutato o no essere una militante politica? Perché questo è militare. Ma io sono diventata militante politica, se così si può dire, appunto quando ho accettato di far parte dell'Assemblea Socialista e mi è sembrato giusto farla. Però è stato molto recentemente quando la carriera l'avevo già incampata. Ed è una cosa che l'aiuta o no? Qualche volta mi aiuta, qualche volta no, perché ci sono perché questo strano mondo politico poi divide i nemici in amici, poi è vero anche a livello imprenditoriale questo, quindi mi sono trovata ad avere più amici ma anche più nemici. Senta, signora Bellisario, lei nella sua rincorsa al successo, la carriera che sicuramente c'è, è stata intensa, ecco, in questa rincorsa l'amore che parte ha avuto nella sua vita? Ha una parte sempre molto importante, perché io non saprei vivere senza amore, senza una casa, senza una persona a cui sono molto legata, senza i miei adorati animali, senza tanti amici. Ecco sì, sto tante ore in ufficio, troppe, oppure in viaggio, però non sono una persona che ama essere sola. Ecco, lei non ha avuto figli, è stata una scelta, eh? Sì, è stata una scelta che abbiamo fatto con mio marito, devo dire più una scelta sua che mia, che io però ho accettato. Ma oggi li vorrebbe o no? Cioè, voglio non dire, lo una so. Scelta della quale è ancora radicata oppure più incerta? Non lo so, incerta no, perché appunto, perché tutto sommato comunque sarebbe troppo tardi. A parte il fatto che non è mai troppo tardi, si potrebbe sempre adottare un bambino, ci sono tanti bambini che hanno bisogno di famiglia. Però ormai è così, tutto sommato ritengo di avere sufficientemente calore intorno a me anche senza figli. Non lo so, un'altra volta che nascessi forse ne avrei, non lo so. Senta, lei è una di quelle che c'è sempre, abbastanza mondana, in tutte le occasioni importanti, insomma è presente. Perché? E questo credo che sia una cosa non vera, credo che sono una di quelle che tutte le volte che ci sono mi vedono e quindi appunto perché si contano sulle mani le sere dell'anno in cui io o non sono in ufficio fino alle 9 di sera o alle 10 o magari ma, viaggio. Allora mettiamola così, aiuta nella carriera essere nei posti giusti, nei rari momenti giusti in cui si è notati? Qualche volta aiuta, qualche volta no. Io credo che sia importante qualche volta frequentare certe cene, poi sono d'obbligo, sono quasi certo, di lavoro, certo. No? Per esempio cene di delegazione di stranieri che visitano l'Italia. La Scala è un appuntamento quasi d'obbligo, però non ci vado nemmeno tutti gli anni. Senta, ma questo fatto che la società dello spettacolo ha coinvolto anche il mondo dei manager, trasformandoli in star, comunque è un dato sicuro. Lo considera un fatto positivo oppure no? Io credo che fondamentalmente sia un fatto positivo, perché in fondo porta vicino al consumo dei fatti economici che alla fine coinvolgono tutti, non soltanto per il fatto che l'avvocato Agnelli è un bell'uomo o che De Benedetti è affascinante, ma alla fine anche la gente conosce le imprese, conosce poco alla volta le regole. Uno bello, l'altro affascinante. Devo parlare bene di tutti.
Senta, lei ha scritto che New York è la città nella quale trova più piacevole vivere purché si abbiano molti soldi in tasca. Ecco, per quanto conta per lei il denaro? Conta moltissimo e niente, nel senso che conta non dover pensare al fatto di avere o non avere denaro, quindi quando ho voglia di una cosa, comprarla, di non dover pensare se il mio conto in banca è in rosso oppure no, difatti qualche volta vado in rosso. Senta, il potere che cos'è per lei? La possibilità di scegliere. Ecco, a proposito di potere, lei ha lavorato, l'abbiamo detto, con Carlo De Benedetti. Ecco, chi di questi e altri, e ha conosciuto, ha incontrato altri grandi manager, chi di questi grandi manager, secondo lei, tra quelli che ha conosciuto lei, ama di più il potere? Tutti. Tutti. Ecco, ma perché i suoi rapporti con Carlo De Benedetti sono finiti? È vero che l'ha cacciata? No, non è vero che mi ha cacciata. Abbiamo avuto un periodo di rapporti difficili dopo il quale io ho deciso di andare via e lui anzi a quel punto mi aveva fatto un'offerta, come racconto nel libro, per restare in azienda. Tra l'altro mi ha scritto è uno di quelli che mi ha scritto una gentilissima lettera adesso proprio in funzione del... Vabbè, uno l'abbiamo scoperto. Senta, signor Bezzizzaro, lei sempre nel suo libro parla molto di moda e quasi continuamente, insomma con una grande insistenza, delle sue mise. Ecco, qual è lo stilista italiano che lei preferisce? Non è vero che io parlo con grande distanza delle mie amiche. Questa è un'impressione un po' settaria da uomo. No, ne parlo ogni tanto. Anche a me piace moltissimo. Ne parlo ogni tanto, in qualche situazione. Colpisce. Dico. Sì. Colpisce perché forse... io vesto spessissimo Armani perché lo trovo molto, molto giusto per il genere di vita che faccio. Non esclusivamente, però. Ecco, ma lei pensa di avere buon gusto? Io penso che a me piacciono le cose che cioè, mi ma metto. Si educa al gusto? No, questo no. Mi piacciono certe cose e me ne metto. E qual è il colore che preferisce? Il rosso. Perché? Non lo so. Non sa, è istintivo. Da sempre. Senta, l'ultimo bel libro che ha letto qual è? L'ultimo bel libro? A parte il suo. Il mio, per carità, l'ho letto. L'ultimissimo che ho letto è l'ultimo di Camilla Cederna, lo sto ancora finendo, che è sempre delizioso. Senta, è l'ultimo film che ha visto? Secoli. Che le è piaciuto? Secoli. Le vedo tutte le sere o quasi alla televisione, ma sono secoli che non vado al cinema. Ecco, no, il giornalista Federico Bugno ha fatto notare che nella sua biografia l'unico scrittore citato tra gli italiani e stranieri tre volte è Salgari. È perché lo ama molto oppure perché legge poco? Beh, prima di tutto perché lo amo molto. Non è vero che leggo poco. No, io... non lo so, glielo chiedo. Sì, no, leggo, ma forse lo sento come un'accusa. Io leggo abbastanza, però purtroppo ho una memoria assolutamente incredibile, per cui mi ricordo dei pezzi di cose che ho letto, ma non ricordo l'autore e non ricordo. Per esempio adesso sto leggendo almeno 5 libri, oltre quello della Cederna che ho finito, però non riesco a ricordarmeli. Senta, ma quindi non c'è un Sandokan nella sua vita, visto che Salgari è così citato? No, non c'è un Sandokan. Senta, a proposito di travestimenti comunque di Salgari, lei è venuta qui a Mixer una volta, me lo ricordo qualche anno fa, ospite di Sandra Milo, e in quell'occasione indossò i panni niente meno che di Giovanna d'Arco. Siete voi che me l'avete fatto indossare. Beh, ma lei li ha indossati volentieri. Ecco, fu criticata per quell'apparizione mascherata col fuoco alle caviglie oppure no? Penso di sì, ma in generale però le persone che criticano non lo fanno mai direttamente, quindi direttamente mai. Nessuno l'ha detto niente. Però appunto di pissi pissi tanti. E lei si era divertita invece? Abbastanza. Senta, mi ricordo solo che appunto ho fatto l'errore di mettermi questo saio sopra il vestito che avevo e quindi che avevo un caldo terribile. Senta, mi dice una cosa nella sua vita che non vorrebbe mai aver fatto. Difficilissimo, forse perché sono troppe. Non... Una non la trova. Allora sono presuntuosa. Sono presuntuosa. E qualcosa che le manca? A tempo, mi manca tanto tempo. Vorrei avere molto più tempo. E poi forse impazzirei se l'avessi. Quindi non è sicuro? Non lo so. Senta, ma in Dio ci crede? No. E faccio un'ultima domanda. Ma forse anche lei capita, come quasi a tutti, ogni tanto, di sognare ad occhi aperti.
Ecco, la donna Marisa Bellisario, se sogna a occhi aperti, cosa sogna? Sogno di essere in vacanza da qualche parte, magari a New York, quasi sempre a New York, a visitare il Museo d'Arte Moderna di New York, in mezzo a tutta quella gente.